Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale degli usati della settimana. Questa è la terza settimana che ho deciso di fare anche io questo video perché diciamo il top of the week è stato sospeso e ripreso poi quando le mie colleghe, insomma, per motivi loro non lo fanno. Dato che è una cosa che abbiamo fatto noi tre, io le aspetterò con piacere perché ci tengo veramente a loro. Nel frattempo vi faccio vedere gli usati della settimana, cosa ho utilizzato diciamo per questa settimana. Vi risparmio un prodotto in particolare perché finalmente ho finito ed è la BB Cream di Garnier, quindi viva me. Grazie, grazie. E quindi niente, vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Un prodotto che vi mostro ogni settimana e continuo ad utilizzare sempre. E questo fondo compatto di Glossip. Non ho niente da dire al riguardo. Pian piano, vedete, si sta scavando e sono contenta. Vi faccio insomma l'aggiornamento settimana dopo settimana e il buchino si sta facendo sempre più grande. Quindi sono contenta e pian piano finirà anche lui. Poi, per quanto riguarda prodotti per la base, allora, ho utilizzato questa settimana il Wake Me Up di Rimmel, che è un fondotinta che io adoro ed è anche quello che ho sul viso. Non è perché, insomma, lo voglio terminare assolutamente, l'ho utilizzato perché mi mancava utilizzarlo. È un fondotinta illuminante ed è l'unico fondotinta che ho ricomprato perché lo reputo davvero un buon fondotinta. Ha una media coprenza, però allo stesso tempo dà una bella luce al viso e mi piace un sacco e quindi ho utilizzato il Wake Me Up di Rimmel. Il mio è il 203 True Beige, molto molto buono questo fondo e niente. Poi, sempre per quanto riguarda la base, ho utilizzato questo correttore in stick di Deborah ed è il 24 ore perfect, già ve l'ho mostrato, come vedete ce n'è davvero pochissimo. Per i trucchi, diciamo, settimanali. Poi, fine settimana, sono passata dal banchetto magico, raga, ho ceduto. Vi ho fatto vedere cosa ho preso su Facebook, ma davvero ho preso due cosine. Ho preso il correttore di Maybelline, il Fit Me, il 10, costava 3 euro e dato che volevo comprarlo perché ne ho sentito parlare bene, più del correttore che del fondotinta e da quel sapone costava 7 euro e qualcosa, per 3 euro l'ho voluto prendere e chi se ne frega, insomma, cioè, ho resistito quasi 2 mesi a non spendere un soldo di trucchi, quindi niente, l'ho voluto prendere e mi sto trovando bene per le prime applicazioni, davvero buonissimo. È quello che ho su, ovviamente io lo consiglio a una persona che ha delle occhiaie poco accentuate, cioè io ho pochissime occhiaie, quindi lo applico anche da solo e mi copre e illumina allo stesso tempo. Però già chi ha un'occhiaia più marcata, consiglio di applicare sempre un correttore bello pastoso per coprire, diciamo, l'occhiaia o un correttore, diciamo, aranciato e poi di andarsi ad applicare su questo qui che illumina, insomma, la zona. Quindi questi due. Poi, per quanto riguarda allora i mascara, ho utilizzato questa combo che porterò con me anche al Cosmo Prof, un'anteprima, che nel video che vi ho girato del Cosmo Prof, ho girato prima il video del Cosmo Prof e poi questo qui, mi sono scordata di farvi vedere, infatti ve l'ho messo a fine video un pezzettino dove ve li mostro. Mi sto trovando davvero bene con questa combo ed è la Love Extreme, che è un mascara volumizzante, e poi vado ad utilizzare questo qui, che è sempre un mascara che dovrebbe dare volume alle ciglia, però secondo me all'interno contiene delle fibre. Le allunga tantissimo, fa un effetto manga, vedete? È troppo troppo carino l'effetto, non so se si nota. Comunque mi piace un sacco e porterò questa combo con me. Questo qui lo voglio terminare perché come vedete sta a buon punto, davvero lo utilizzo tutti i giorni, ma non perché lo voglio finire, ma perché mi piace. E dato che sta là per finire, a questo punto lo finisco e darò spazio, diciamo, a qualche mascara che semmai comprerò in fiera. E niente, questa combo qui.
Poi, come palette, ho utilizzato la Bon Jovi per tutto, sia per i trucchi di tutti i giorni che per i trucchi da sera, da fine settimana, un po' più particolari. La adoro questa palette, ve l'ho mostrata innumerevoli volte. So che l'amate anche voi. È una palette spettacolare, io ve la straconsiglio. E adoro anche questi due prodotti, l'illuminante e il blush. Sono davvero molto, molto belli, però devo dire la verità, non li ho utilizzati. Ma ho utilizzato altri due blush. Come ombretti ho utilizzato, oltre a questa palette, questo qui della Bo Cosmetics, perché mi piace un casino, è super super scrivente, già ve l'ho mostrato, ed è un bellissimo color caramello come questo che mi vedete nella piega. Lo utilizzo in tutti i tipi di trucco per sfumare. È bello e ci azzecca sempre, molto molto bello, ed è un colore che utilizzano tantissimo le americane, sia le ragazze che seguo su Instagram che le youtuber. Vedo sempre che qualsiasi trucco loro fanno vanno a sfumare il tutto con un color caramello, e devo dire la verità, rende il trucco molto più particolare di quello che è, quindi contentissima di avere questa tipologia di colore. Poi vi faccio vedere un accessorio che ho utilizzato e che ho scoperto da poco, nel senso, non l'ho mai utilizzato per questo uso qui e sono rimasta contenta, estasiata. Praticamente questo è un pennello da occhi, dei set occhi, quelli lì cinesi, della marca Jessie, pagato un 3 euro, 4 pennelli, tipo 3-4 euro, 1 euro a pennello comunque, e praticamente lo sto utilizzando per il correttore, perché vedete la forma come è fatta, è tipo tagliata, e io la vado ad applicare, lo vado ad utilizzare per il correttore, e dà una resa, raga, fantastica, perché non va a oddio, mi stavo dando l'unghia nell'occhio, non va a strisciare, diciamo, il prodotto, e quindi non diciamo non a farlo aderire alla pelle. Che voi, se andate ad applicare il correttore così e lo andate a strisciare, non vi copre una mazza. Cioè, voi dovete stare lì a picchiettare il prodotto e vi dà una maggiore coprenza. Molto molto buono, devo dire, questo pennello mi sta piacendo tantissimo e credo proprio che lo utilizzerò esclusivamente per questo. Cioè, perché per l'occhio, vi devo dire la verità, con tutto che è un pennello angolato, ho difficoltà ad utilizzarlo, perché vedete, il mio occhio è piccolino e non mi piace, quindi l'ho preso ad utilizzare per il correttore. Me lo applica benissimo, sono contentissima, e ve le volevo suggerire per questo uso, perché è davvero molto molto buono. Poi, per quanto riguarda i blush, ho utilizzato questi due. Allora, questo qui l'ho utilizzato singolarmente, mi piace questo blush, è molto pratico, è molto pigmentato, quindi non ha bisogno di un blush in polvere per dargli dargli colore, ma è pratico, lo prelevo con il polpastrello, ta ta ta, lo sfumo e lo applico. Mi piace un sacco ed è sempre il blushino della Yune che vi ho mostrato innumerevoli volte, preso al banchetto magico per soli 3 euro, e lo sapete. Lo stesso vale per questo qui. Ero indecisa se prendermi o il blush o un altro prodotto. Ah sì, il mascara, quello lì nuovo di Rimmel o Maybelline, quello che tiene due punte, diciamo, il mascara per le ciglia inferiori e quelle superiori, quello lì nuovo, il Big Lashes e qualcosa. Però ho detto, vabbè, tengo tanti mascara, stesso che non ho blush, però la blushita incombe su di me, raga. Mentre a me facevano, io questo colore non lo tengo, sono certa, effettivamente non ce l'ho, perché è un colore molto particolare, purtroppo non rende una mazza, non rende. È un rosa pallido con dei riflessi pescati, cioè se riesco, raga, questo secondo me pure bagnato fa la sua figura. Vedete? È un rosa con riflessi pescati spettacolare. Devo dire la verità, ne devo applicare abbastanza perché sulla mia pelle non si nota perché è molto chiaro, però applicandolo con un pennello bello fitto mi riesce a dare, diciamo, questo risultato che mi piace molto, molto luminoso, molto molto bello, e quindi l'ho voluto prendere per 3 euro un blush della Revlon, voglio dire, cosa pretendo, ed è della linea Colorstay Mineral Blush.
Blush ed è lo 020 Petal, non saprei come si dice. Porta un pennellino che non ho manco aperto e questo è il colore che non rende, sembra bianco, ma in realtà è un rosa particolare con queste pearlescenze corallo, cioè stupendo. Dovete andare in negozio, andarlo a sbocciare perché è davvero molto molto particolare ed è un colore che non avevo. Poi in questa settimana ho riscovato nella cassettiera questo illuminante minerale della Young Blood ed è un campioncino che mi ha dato l'anno scorso al Cosmoprof ed è praticamente un illuminante liquido che se riesco vi faccio lo swatch, cioè non credo che sia già finito, che cacchio. Comunque questo è il prodotto, come potete vedere è tipo un marroncino che una volta steso vi rilascia dei micro glitter, delle pearlescenze molto particolari. L'ho utilizzato come illuminante perché l'effetto è davvero bello. Secondo me non credo che sia finito, ma è proprio, non lo so che caspita tiene, perché il prodotto ci sta, però non esce. Secondo me devo metterlo a testa in giù e in questo modo e far uscire, insomma, far scendere tutto il prodotto. Quello che hanno questi campioncini della Young Blood, che vi consiglio per chi ha un canale YouTube o un blog di farvi dare, è che comunque c'è tanto prodotto all'interno. Cioè, questo qui è 6 ml di prodotto, comunque abbastanza. Poi, soprattutto un prodotto di questo tipo che va utilizzato poco. Fate insomma un bel affare. Io non li ho pagati. Sarebbe un illuminante per il corpo, vedete, body. Però io lo utilizzo per il viso e mi piace molto. E niente, l'anno scorso ho chiesto dei sample, mi hanno dato un sacchettino loro con vari prodottini. E niente, vi consiglio di passare per il loro stand perché vi danno questi sacchettini. L'hanno dato a me perché ho dato il mio biglietto da visita, eccetera, eccetera. Non lo so se lo danno, diciamo, al cliente che compra, perché comunque vende Young Blood, però per le blogger vi consiglio di farveli dare perché sono davvero prodottini molto molto interessanti. Io l'avevo accantonato lì sto coso, ma sono rimasta perché è davvero molto bello l'effetto che dà sul viso. Poi ho utilizzato 3 rossetti e una matita, sempre lei, la matita burro della Yamamay, la 16. Ormai l'avete vista in quasi tutti i miei video, però la adoro, è morbidissima, mi piace un sacco, dura e essendo una matita low cost io ve la straconsiglio perché merita ed è la 16 della Yamamay Beauty. E come ultimi 3 prodottini vi faccio vedere 3 rossetti che porterò con me al Cosmoprof, in particolare solo questi 3. Allora, il 68 di Debi, il Moulin Rouge, che è il dupe del Ruby Woody MAC. Ve li faccio vedere qui. Allora, questo è completamente matto e ha una durata spaziale, cioè esagerata. Il Berryem 52 che non rende una mazza dalla webcam, ma è un fucsia fluo spettacolare. Da qui sembra un fucsia molto molto semplice. Al limite vi metterò una foto qui o qui. Quando indosso questo rossetto e capirete. E poi questo qui che ho anche sulle labbra, che è un rossetto di Bourjois, ma mi piace tantissimo perché è molto molto idratante. Io questo rossetto qui l'ho messo quando avevo le labbra secche. Innanzitutto non vi evidenzia le pellicine, vi idrata le labbra e diciamo ve le nutre. E come potete vedere non ho più pellicine. Vi dura un sacco, pur essendo un rossetto sheer. Una volta andato via questo effetto glow che avete sulle labbra, vi resta il colore sulle labbra. È davvero molto molto buono. Ho pagato sempre 3 euro al banchetto magico, che ve lo dico a fa. Santo Salvatore. E questi sono i 3 rossetti. Penso di portarmi questi qui perché andrei a mettere questi, devo pulire. E niente, questo è quanto, ragazze. Questi sono stati i miei usati della settimana. Credo che per la settimana prossima non ci saranno perché sono in fiera e ve li sposto alla settimana prossima. Quindi, gli usati 4 sono spostati. Preferisco farvi vedere cosa ho preso in fiera e penso che fa piacere anche a voi. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!